Qualche secondo. Ecco, siete in diretta. Allora, buongiorno a tutti e ben arrivati. Perché uomini e donne devono avere le stesse competenze economico e finanziarie? È il tema di questo webinar di oggi. E ne parliamo con Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Fondo Sviluppo Friuli Venezia Giulia, con la dottoressa Claudia Benedetti, responsabile Sviluppo, Mutualità e Cooperazione Internazionale della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, e la professoressa Doriana Cucinelli, che è professore aggregato e ricercatrice in intermediatori finanziari dell'Università di Parma. Lascio subito la parola al presidente Giuseppe Graffi Brunoro, che ci porta i suoi saluti. Bene, grazie. Mi sentite intanto perché non sono sicuro? Sì, Sì. bene. Allora, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Da parte mia il saluto a tutti i partecipanti e ai relatori da parte del mondo del credito cooperativo. Quindi oggi sono in sostituzione del presidente Occhialini, che è presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. Ma già che ci sono, vi saluto anche a nome di Fondo Sviluppo, che è questa entità che ha l'obiettivo istituzionale di divulgare quanto più possibile i valori della cooperazione. Ha anche altri obiettivi, ma per quello che ci riguarda oggi mi concentro su questo. È un'istituzione che risale addirittura a quando è nata la cooperazione, i famosi probi pionieri di Rochdale, che nel loro statuto hanno messo che il 5% degli utili delle cooperative doveva a suo tempo essere destinato ad attività formative. Ecco, noi tutte le cooperative italiane conferiscono una cifra pari al 3% degli utili che generano, destinandolo a Fondo Sviluppo, che fra le attività principali è proprio quello dell'educazione cooperativa. Nel caso di specie, noi sosteniamo questa iniziativa sul fronte dell'educazione finanziaria perché siamo convinti che sia un pezzo importante del percorso verso una cittadinanza consapevole e attiva da parte di tutte le persone. Peraltro, le banche di credito cooperativo della nostra regione, come Anna vi può confermare, sono ormai 15 anni che sostengono le attività di educazione finanziaria nelle scuole fin dalle elementari. Io ricordo di aver accompagnato a visitare il caveau della nostra BCC, diverse scolaresche che molto interessate soprattutto a come si poteva svaligiare il caveau più che a tutto il resto. Ma a parte questo, devo dire che adesso, l'anno scorso, in occasione del premio per le borse di studio, una ragazza che si è laureata in economia è venuta vicino e mi ha detto: Presidente, io ero in quella classe quando siamo venuti nel caveau della banca. Quindi diciamo che un pizzico di soddisfazione si comincia a percepire. Quindi condivido l'iniziativa del percorso di educazione finanziaria che parta fin dalla più tenera età, perché comunque si semina, non è detto che chi semina debba raccogliere, ma ha il dovere di seminare. Quindi con questo augurio so che noi oggi procediamo a una semina che sono certo che sarà fruttuosa, soprattutto per colmare quel gap che tutti gli italiani hanno rispetto anche ad altri paesi, gli studenti italiani a maggior ragione e le studentesse italiane ancora un po' di più. Quindi dobbiamo accelerare perché i tempi di copertura di questo gap, ho sentito poco prima, potrebbero essere molto lunghi, bisogna cominciare e accelerare. Allora, grazie Presidente, l'abbiamo perso per un attimo, ma solo sul Si sta video. finendo la batteria, adesso provvedo a ricaricare.
Ok, la ringrazio. Allora, intanto adesso passiamo la parola, insomma, alla dottoressa Claudia Benedetti della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Allora, lei abbiamo un po' chiesto un intervento su cosa sta facendo in questo momento il credito cooperativo, in particolare su questo tema del gender gap. Volevo soltanto un attimo anche Eccomi, ho dire, finito. grazie. Posso? Volevo solamente dire anche ai ragazzi che Spegnere sono il in questo momento microfono. collegati, Bene. Monica, puoi fare. che se vogliono possono interagire con noi sulle chat. Quindi se volete, vedo che già state usando in realtà la chat, se avete domande potete scriverle, io le sto leggendo e quindi poi posso riferirle in caso anche al relatore. Ho visto che chiedete quanto dura, più o meno finiremo verso le 4:30, quindi un'oretta e mezza. Ora mi rendo conto che è un tema un po' particolare, però credo che sia un tema abbastanza trasversale, maschi e femmine. Non a caso l'abbiamo intitolato perché maschi e femmine devono avere le stesse competenze in ambito economico-finanziario, di base perché questa è la nostra vita ruota attorno ai concetti di economia e quindi ecco, abbiamo creato questo spazio per voi, quindi a voi. Grazie, dottoressa Benedetti, prego. Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e tutti. Io sto facendo uno sforzo di immaginazione perché non vi vedo, questo quindi e immagino quindi di dialogare con voi, ma magari attraverso la chat avremo la possibilità di in qualche modo di interloquire. Intanto grazie per questo invito. Io volevo proporvi un percorso, tenendo conto dell'introduzione che ha fatto Anna Quaglia, attorno a cinque macro temi. Il primo è a che cosa serve la finanza e qui vi darò una chiave di lettura. So bene che non è l'unica delle possibili chiavi di lettura, ma vi do l'interpretazione del ruolo della finanza letto nella logica delle banche di credito cooperativo. Il secondo passaggio è proprio un approfondimento perché una delle cose che si sente dire abbastanza normalmente è che le banche di fatto siano tutte uguali, tutte intermediano denaro, tutte danno prestiti, raccolgono risparmio. Permettono la sottoscrizione di titoli e così via, ma da un punto di vista sostanziale è proprio vero che le banche sono tutte uguali? E qui una pillola, diciamo così, di natura normativa, ma sarà veramente una pillola. Terzo passaggio, perché l'educazione finanziaria ci serve, ci serve. Quarto, un passaggio un pochino più, come dire, leggero, ma apparentemente leggero, sulla tradizione che le femmine siano negate in matematica. E questo c'entra con l'educazione finanziaria? Sì che c'entra, perché quando parliamo di finanza, certo, nella percezione comune il tema della matematica è ovviamente coinvolto. Quinto passaggio, vorrei raccontarvi qualche cosa di veloce su quello che soltanto ovviamente alcuni esempi di attività che le banche di credito cooperativo stanno facendo in certi casi, più recentemente in altri da molti anni, nell'ambito dell'educazione finanziaria. Potevo aprirvi un'enciclopedia, sarebbe stato noiosissimo, vi ho scelto tre pillole. Se sono brava, cosa che escluderei in anticipo, volevo anche farvi vedere un video, non so se ci riusciremo, in caso magari lo inseriremo in chat come link. Allora, se ci fossimo visti, vi avrei fatto vedere queste foto e vi avrei chiesto, riconoscete qualcuno di questi personaggi? Non ve lo posso chiedere in diretta, quindi faccio una supposizione. Immagino che le foto in bianco e nero siano un pochino meno note e magari gli ultimi due personaggi delle foto a colori, forse qualcuno di voi lo ha già incrociato per qualche verso. Bene, chi sono queste persone? Come vedete, nell'arco del tempo si distribuiscono, ovviamente le foto in bianco e nero si riferiscono a persone vissute diversi anni fa. La prima persona è quello che in italiano traduciamo Federico Guglielmo Raiffeisen, che in Germania, siamo nel 1866,
attiva l'esperienza cooperativa e in particolare l'esperienza cooperativa di credito come una delle esperienze fondamentali di cooperazione, perché il credito, tra l'altro, è un po' il volano, un po' il polmone, un po' l'attivatore, un po' il propulsore anche delle altre forme cooperative. E qual è la visione di Raiffeisen? Rispetto a problemi che erano fortissimi in quella epoca storica, ma che in fondo non sono così tanto diversi oggi, si chiamavano usura ai tempi in cui lui si muoveva, ma in fondo qualche problema di usura, soprattutto in certe zone d'Italia, ancora oggi permane, e situazione di bisogno di uscire dalla povertà. Rispetto a questa situazione, lui individua lo strumento dell'autoaiuto e quindi della forma cooperativa come uno strumento di risposta per uscire dalla povertà, per dare degli strumenti a delle persone per promuovere il proprio sviluppo, il proprio miglioramento. La seconda persona che vedete è il fondatore dell'esperienza delle casse rurali, quelle che oggi si chiamano per lo più banche di credito cooperativo, ma anche casse rurali, soprattutto in certe zone d'Italia, o casse Raiffeisen nella provincia di Bolzano. Questo signore, all'età di 24 anni, quindi diciamo non era proprio molto anziano, siamo nel 1883, fonda la prima cassa rurale in provincia di Padova. Qual era il pensiero di questo signore con riferimento alla finanza? Lui dice che la finalità della cassa rurale è pareggiare ai grandi gli operatori più piccoli, quindi i piccoli, i minuti, lui li chiama, che non hanno strumenti, non hanno mezzi, devono essere messi nelle stesse condizioni, avere le stesse possibilità dei più grandi. Perché? Che cosa vede? Qual è il rischio di queste persone? Che queste persone siano lasciate nella loro condizione, quindi che le loro energie restino assopite sul letargo, sul divano, ferme, non mobilitate. E invece c'era il bisogno, ma anche la possibilità che riattivando queste energie, queste persone riuscissero a darsi delle risposte e a muoversi da sole verso un maggiore sviluppo e la liberazione anche qui. Abbiamo gli stessi problemi di povertà e di usura. Guardate come non è molto diverso il pensiero del premio Nobel per la pace, che immagino sia una delle due persone che conoscete un pochino meglio, Yunus, che nel 2006 fa esattamente lo stesso ragionamento. Sapete che lui è diventato famosissimo per il microcredito e l'esperienza fatta in Bangladesh con Grameen Bank. Qual è il pensiero di Yunus? Yunus dice che l'elemosina non solo è un problema di dignità delle persone, ma non risolve i problemi perché l'elargizione di denaro di fatto non muove, non cambia le situazioni. Quindi mendicare non rappresenta una spinta al miglioramento, rischia di rendere passivi e quindi in qualche modo bisogna attivare magari una temporanea necessità può essere risolta, ma se vuoi muovere lo sviluppo, non lo puoi muovere con l'elemosina, devi attivare qualcos'altro. Ed è lo stesso pensiero portato avanti dall'ultima persona, che è un po' filosofo, un po' economista, che immagino sia forse un'altra delle persone che conoscete, Amartya Sen, il quale parla di capacitazione, cioè rendere le persone, dare le opportunità alle persone, capacitarle. Lui punta anche molto sulla cultura. La cultura forma il capitale umano e rende le persone capaci di fare, perché dobbiamo avere tutti delle opportunità, dobbiamo essere portati tutti alla soglia di poter fare. E poi ovviamente c'è la necessità di voler fare. Ok? Quindi qual è torno un attimo indietro. Qual è il pensiero della finanza? A che cosa serve la finanza? Da quello che vi ho riportato, l'idea di finanza nella quale come banche di credito cooperativo ci riconosciamo è una finanza di servizio, è una finanza che serve, è una finanza che è ancella, non è la padrona.
E quindi in qualche modo è la finanza che aiuta le persone a mettere mano alla propria situazione per promuovere un miglioramento. Tutto questo, tra l'altro, è scritto in particolare nell'articolo 2 degli statuti delle banche di credito cooperativo, che parlano proprio di benessere, di miglioramento, di contributo al benessere delle comunità. Vi potevo dare ovviamente tante altre definizioni di finanza più che legittime, ma certo non vedrete, questa visione non è di finanza come speculazione, finanza come denaro che produce denaro, non è questa la logica. La funzione della finanza e così nasce la logica, è uno strumento che capacita, uno strumento che serve a rendere le persone capaci di fare delle cose che facciano bene a se stessi e anche, se pensiamo a un'impresa, anche a una serie di altri portatori di interesse. Secondo passaggio, le banche sono tutte uguali, è una consuetudine, molto spesso, forse lo abbiamo anche pensato, certamente credo che lo abbiamo ascoltato. Ma da un punto di vista squisitamente normativo, quindi oggettivo, tutto questo non è vero, nel senso che nel nostro ordinamento, quindi del testo unico bancario, esiste una divisione e una distinzione molto chiara tra una tipologia di banche, che sono le banche in forma capitalistica, in forma di SPA, e una forma di banche che sono in forma cooperativa mutualistica e sono le BCC. Ho provato a riportarvi in colonna, come dire, quindi se tirate una riga potete vedere le differenze, quali sono le principali differenze tra queste due tipologie di banche. Ripeto, tutte e due previste nel nostro ordinamento, anche se io ho studiato economia, vi posso dire che la narrativa, immagino che anche nei licei tecnici sia un pochino così, la narrativa è un pochino concentrata su una tipologia, quindi molto di più sulla tipologia di banca SPA, molto di meno in termini di conoscenze e approfondimento su un altro modello. Dicevo, in che cosa si differenzia? Nelle banche SPA abbiamo degli azionisti. Nelle banche mutualistiche abbiamo dei soci, che sono figure, come vedremo, con dei ruoli molto precisi. Nelle banche SPA io sono un azionista, posso, e sono magari, ho notevoli possibilità, posso sottoscrivere un capitale infinito, non ho limiti. Nella logica della banca mutualistica esiste un tetto perché la logica è paritaria e democratica, quindi il valore massimo delle quote detenibili è pari a 100.000 euro. Per quanto riguarda gli obiettivi dell'impresa, un'impresa SPA ha l'obiettivo di massimizzare il profitto. Per quanto riguarda una banca mutualistica, l'obiettivo è diverso. L'obiettivo è massimizzare l'utilità e l'utilità non è l'utile mio come singola persona, ma è massimizzare un beneficio che è condiviso, tant'è che l'azionista prende il dividendo per i soci di una banca cooperativa, quello che conta è il vantaggio. Come ve lo spiego il vantaggio? Io sono un imprenditore, magari un piccolo imprenditore che vive in una piccola area della nostra penisola. Con gli algoritmi di calcolo per il merito di credito, una grande banca non me lo darebbe agevolmente il credito, non avrei facile accesso ad un prestito. Perché? Perché magari non ho tutte le skills necessarie. Quello che riesce a valutare, soprattutto se tu sei un socio di quella banca mutualistica, la banca mutualistica invece è la tua storia creditizia, la tua appartenenza al territorio, quelle che si chiamano soft information. Quindi è quello il vantaggio. Sono un piccolo imprenditore, posso accedere al credito. Sono un risparmiatore, ho le opportunità di investire il mio risparmio che resta nel territorio.
Una banca SPA può dare credito, infatti, ovunque in tutto il territorio nazionale. Una banca mutualistica, per obbligo di legge, deve investire il risparmio raccolto quasi per la totalità, cioè almeno per il 95% in quello stesso territorio. Oggi si parla molto di economia circolare, no? Questa è una forma di economia circolare. Ti do il mio risparmio, tu mi restituisci il finanziamento, il credito lì. Una banca SPA dà credito a chiunque, per obbligo di legge la banca mutualistica deve darlo prevalentemente ai propri soci. E poi il profitto dell'attività creditizia, cioè gli utili, dove vanno? In una banca SPA in genere sono destinati frequentemente, anche in buona parte, ai dividendi, quindi alla remunerazione del capitale. La logica della banca mutualistica è diversa. La logica della banca mutualistica è presidio per il futuro, quindi obbligo di destinare almeno il 70% degli utili a riserva e nella prassi sono destinati molto di più. Un 3%, come diceva prima il presidente Graffi, ai fondi mutualistici per la promozione della cooperazione e una quota che in genere sta sopra il 6% di questi utili a beneficenza, cioè a donazioni nei confronti delle comunità. Non so se dove vivete voi lo avete mai incrociato, ma spessissimo le squadre sportive, le attività di volontariato hanno come sostegno un credito cooperativo, perché fa parte proprio di dove destiniamo il profitto dell'impresa. In una banca SPA gli amministratori sono in genere professionisti, quindi sono eletti pescandoli un po' da ovunque. Nel caso del credito cooperativo, quindi delle banche mutualistiche, gli amministratori devono essere eletti non solo dai soci, ma anche tra i soci. Quindi sono gli stessi soci che scelgono chi tra di loro amministra l'impresa. Un'azione, un voto, le azioni nella banca capitalistica si pesano, quindi io sono un grande investitore, ne ho un pacco così e conto di più. Nella banca mutualistica le azioni si contano, una testa, un voto. Io ho sottoscritto il massimo, tu hai sottoscritto il minimo, tutti e due votiamo uno. La vigilanza, non c'è qui oggi, direi, una grande differenza. Quindi le banche sono tutte uguali da un punto di vista normativo? Direi di no. Ma forse neanche da un punto di vista percettivo sono tutte uguali. Un dato, uno solo, è del 19 luglio di quest'anno. C'è una struttura che si chiama arbitro bancario e finanziario che misura i reclami della clientela. Tra l'altro sono cresciuti, dice l'arbitro bancario e finanziario, del 40% nell'ultimo anno, quindi sono cresciuti un bel po' e sono stati restituiti 22 milioni alla clientela che aveva rappresentato questi reclami e quindi diceva, in qualche modo rivendicava una restituzione. Bene, a chi chi riguardavano questi reclami? Il 57,7% le banche SPA, lo 0,7% le banche di credito cooperativo. Quindi un dato, un segnale di una percezione diversa in termini di relazione con la banca, direi che in qualche modo questo dato ce lo fotografa. Terzo passaggio, e così vediamo se sono capace di star nei tempi. Dicevo, il terzo passaggio è l'educazione finanziaria ci serve. Perché ci serve? Perché oggi credo voi studiate varie accezioni di educazione, l'educazione civica, l'educazione fisica, eccetera, eccetera. E tutte queste forme di educazione ci allenano, ci servono. Ora, l'educazione finanziaria, che ancora non è una materia scolastica, ma sarebbe opportuno lo diventasse rapidamente, in termini strutturati, che cosa fa? Perché ci serve? Perché così come l'educazione civica ci fa cittadini,
pure l'educazione finanziaria ci fa cittadini e cittadine, perché l'educazione ci dà consapevolezza e la consapevolezza è non sudditanza, è capacità di capire, capacità di scegliere. Quindi chi è consapevole non è suddito e quindi ci serve. E c'è un altro dato interessante, che l'inclusione finanziaria, cioè chi è educato finanziariamente, quindi è incluso finanziariamente, lo è anche da un punto di vista sociale. Rigiratelo: chi è escluso finanziariamente lo è anche da un punto di vista sociale. E qui iniziamo anche ad avvicinarci ai temi di genere che presentava un pochino prima nella fase di lancio Anna Quaglia, perché c'è un rischio maggiore, che non è strutturale, che è di carattere culturale, in qualche modo legato al genere, riguarda un pochino di più il genere femminile. Ci insisto, ritorno, importanza dell'educazione per non essere sudditi. Un passaggio. Prima un po' provocatoriamente giocavo sul tema delle ragazze impedite, direbbero dalle parti mie, in matematica. È un dato in qualche modo oggettivo, genetico? Da dove deriva questa convinzione, che spesso è un'autoconvinzione, di mettersi ai margini, di allontanarsi da quello che sembra essere un compito eccessivamente, come dire, oneroso? Beh, qui che cosa ci dicono i dati? Intanto i rapporti INVALSI ci dicono che nelle domande a scelta multipla c'è una sorta di risposta che sembra favorire i ragazzi. Questo credo lo vedremo anche molto meglio con la relazione che seguirà. Mentre invece nella scelta multipla i ragazzi, nelle risposte aperte di più le ragazze. Di sicuro le donne mostrano sempre il genere femminile, mostra sempre un livello di ansia maggiore nei confronti della matematica. Ecco, qui credo che la domanda implicita che abbiamo è: ma da dove arriva? C'è qualche cosa di genetico? Allora, vi propongo un paio di riflessioni che affrontano questo tema. Lato sinistro, devo chiedere un'indicazione. La chiedo a un ragazzo: devo arrivare al negozio X. Allora, come risponde il ragazzo? Fai 100 metri dritto, poi giri a destra, altri 50 metri a sinistra, sei arrivato. Chiedo la stessa informazione a una ragazza. Tendenzialmente la ragazza mi risponde in modo diverso. Guarda, prosegui 100 metri, quando vedi il bar, gira a destra, poi ti trovi dopo 50 metri, più o meno dopo un po', ti trovi una chiesa, gira a sinistra e vedrai che sei arrivato. Qual è l'approccio diverso? Chi ha studiato queste cose compiutamente rileva le differenze. Certo, per orientarsi nello spazio, il genere maschile usa di più dei riferimenti chiamati geometrico-direzionali, mentre invece il genere femminile usa di più quello che definiscono i riferimenti ai punti spaziali cospicui. Sì, effettivamente possiamo dire che esista una differenza, ma differenza non significa valore maggiore o minore, significa semplicemente differenza, quindi non c'è una carenza da un lato e un'abbondanza dall'altro, c'è un approccio differente. E perché questo approccio differente è particolarmente importante che venga messo, che venga armonizzato? Beh, qui questa immagine mostra le sinapsi, quindi i collegamenti
che si attivano in un cervello maschile e in un cervello femminile per dimostrare come lavoriamo, qual è il nostro approccio. Allora, in un cervello maschile il percorso delle connessioni dei neuroni è in genere molto fitto, come vedete, ma in genere ha un perimetro, ha un riferimento nei due emisferi che, come sapete, hanno delle funzioni diverse. Nel genere femminile le connessioni è più facile che si incrociano, che si incrocino, che si mischino, che dialoghino nelle diverse parti del cervello. Tutto questo perché ve lo dico? Perché che è cosa a che fare con l'educazione finanziaria? Per ribadire il fatto che le diversità sono uno strumento estremamente utile e necessario per favorire delle scelte non soltanto più armoniche, perché abbiamo delle modalità di ragionamento diverso, ma anche delle scelte oggettivamente migliori. Ultimamente c'è tutta una spinta, una forte spinta per far sì che nelle governance, quindi per esempio all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende, ci sia un'adeguata rappresentanza di genere, in modo che anche il genere cosiddetto meno rappresentato, che immaginerete qual è di solito, possa avere un'adeguata rappresentanza nell'ambito dei consigli. Ma sapete perché? Non è un tema soltanto di giustizia, e quindi le donne devono avere le stesse opportunità degli uomini perché così è giusto, perché siamo uguali nei confronti della legge e quant'altro, ma perché hanno misurato una serie di ricerche che laddove c'è pluralità, laddove si lavora insieme, ognuno con le proprie differenze, i risultati che si raggiungono in termini di performance sono migliori. Perché? Proprio perché ragioniamo diversamente, non c'è quel fenomeno del pensiero unico in cui tutti si allineano, ma c'è maggiore dialettica e dalla dialettica in genere emergono soluzioni migliori, perché ci sono attitudini diverse. Per esempio, hanno misurato che laddove ci sono più donne c'è un atteggiamento nei confronti del rischio più prudente. E quindi tutto questo, poi se lo pensate in capo alle banche, pensate quanto è importante tutto questo. Ma questo ricordatevelo perché è il ragionamento che si applica in tutti i contesti. Non c'è bisogno di un consiglio di amministrazione, è anche nei gruppi di lavoro in classe, immagino lo possiate misurare, perché laddove un gruppo di lavoro è autenticamente misto, quel gruppo di lavoro produce dei risultati in genere più interessanti, proprio perché gli apporti sono diversi. Allora, torno sulle femmine e la matematica. Vi ho riportato una vignetta. Qui abbiamo un nonno che regala un bel fiocco rosa alla nipotina, e il nonno, che va per stereotipo, dice qualcosa che le ragazze di solito indossano il regalo quando fanno cose da ragazze. E infatti la nostra ragazza se lo indossa per fare quello che fa di solito una ragazza, cioè in questo caso è esattamente quello che a lei piace, cioè probabilmente degli esperimenti in laboratorio o qualcosa del genere. E qui qual è il messaggio? Attenzione perché gli stereotipi si autoavverano. Quindi quando noi diciamo, facciamo un passo indietro rispetto a certe competenze, perché riteniamo di avere minori abilità, minori attitudini, minori, eccetera, eccetera. Attenzione, perché c'è uno stereotipo dentro di noi che sta lavorando, ma vale forse anche per gli uomini che alzano le mani nei confronti di tutta una serie di cose, matematica o non matematica. Attenzione, ci portiamo dentro degli stereotipi e in genere in qualche modo li confermiamo e facciamo sì che si autoavverino. E quindi proprio questa consapevolezza, come dicevo prima, consapevolezza è sempre non sudditanza, anche rispetto agli stereotipi. Ultimo passaggio, ci dovremmo essere nei tempi,
alcune esperienze del credito cooperativo nell'educazione finanziaria. Ve ne riporto tre. La prima si chiama, viene dalla Calabria, si chiama Finanza in Gioco, ha come brand e come attivatori i giovani soci, scusate, torno indietro, i giovani soci della BCC. I giovani soci delle banche di credito cooperativo sono una realtà che è cresciuta tantissimo nel tempo, sono attivi da oltre 10 anni, sono oggi circa 70 i gruppi sparsi in tutta Italia, sono una potenza energetica, diciamo così, per il credito cooperativo. Bene, che cosa hanno attivato i giovani soci calabresi della BCC Mediocrati? Hanno pensato che la modalità del gioco sia molto istruttiva, questo lo sappiamo, giocando impariamo tantissimo in genere, e non vale solo per il trivial, e quindi hanno pensato di fare dei gruppi e di immaginare scenari di vita, cioè problemi che ci troviamo ad affrontare normalmente nella vita, su tematiche che hanno a che fare inevitabilmente anche con l'economia, la finanza, la previdenza e così via. I gruppi immaginano delle soluzioni a questi temi o problemi e queste soluzioni vengono valutate dai formatori e troveranno una forma di risposta, potranno costituire uno spunto per delle pillole formative evidentemente su questioni che sono reali perché sono state realmente proposte e sono avvertite. Quindi qui quello che volevo sottolinearvi sono i tre aspetti, il gioco, quindi la finanza in gioco, il fatto che lo spunto venga dalla realtà, lo spunto ce lo deve dare la realtà e l'attivazione dei giovani. Seconda esperienza, un'esperienza questa storica, vi ho riportato in particolare due realtà che l'hanno attivata. Crescere nella cooperazione nelle Marche e un progetto simile per quanto riguarda la Toscana, tra l'altro entrambi portati avanti da Credito Cooperativo e Conf Cooperative, e mirano proprio a diffondere l'educazione finanziaria e l'educazione cooperativa nelle scuole, dalle primarie alle secondarie di primo grado e di secondo grado. Qual è qui la logica? Che cosa fanno? Costituiscono delle vere e proprie cooperative e nel corso dell'anno vivono la realtà della cooperazione, non in teoria ma in pratica. Quindi fanno la cooperativa e in qualche modo giocano, tra virgolette, anche in questo caso, ma nel senso del play, fanno un play della realtà cooperativa, non soltanto quindi in manualistica, ma in pratica. Qui le cose interessanti sono appunto questa, delle esperienze che educano, perché come impariamo quando facciamo, non impariamo quasi mai, direi, l'esperienza è una maestra eccellente, e la trasversalità, perché sono veramente tanti ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, come forse siete voi. Ultima. Sfide BCC, qui abbiamo messo in gioco i giovani con i giovani soci con i giovani soci. Questo è lo scorso anno, ma se riuscirò, il video che vi volevo far vedere è stato appena pubblicato sui social, su Facebook. C'è un giovane socio, che è questo ragazzo, che ha scritto tra l'altro un libro sull'educazione finanziaria, che fa da moderatore rispetto a un tema. In questo caso, perché dovrebbe servirmi un conto corrente, e rispondono due giovani soci di due zone d'Italia. Vi invito a vederlo, adesso non so se sarò così abile e fortunata di riuscire a farvi vedere quello che vorrei farvi vedere del video, ma vedetevelo, in ogni caso lo trovate agevolmente su Facebook. Quello che qui vi sottolineo è la consapevolezza vi rende capaci di dare voi delle risposte. È importantissimo che voi studiate, ascoltiate, valutiate, confrontiate quello che vi pare, ma è importantissimo che poi riusciate a dare le risposte. Qui la sfida è stata rendere loro capaci di dare delle risposte. E quindi questo è alla fine, direi, l'obiettivo più grande.
Mi fermo qui, vediamo se ovviamente vi invito a far delle domande se ne avete e vediamo se, non ci giurerei, se ho qualche altro minuto chiedo, no, dura ovviamente secondi se sono fortunata per il video. Anna, ci posso provare o sono out? Siamo un po' sforato, vero Doriana? Però se dura pochi secondi possiamo provarci, insomma, cambia poco. Domande, diciamo che interessanti non ne vedo. Mentre tu vuoi provare a lanciare il video? Ci posso provare, vediamo se funziona. No, è senza audio, giusto? Sono Sebastiano della BCC di Spinazzola. Mi sarà già capitato di prendere parte a un progetto di crowdfunding, un tipo di finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse online. Sono idee che decollano con la forza della rete. E tu, sai dirmi che differenza c'è con il fundraising? Accetta la sfida, commenta e invia la tua risposta. Mi hai fatto sorridere in realtà parlando del conto corrente, perché in realtà è proprio la ragione per cui io vi ho chiesto di organizzare questo webinar, così anche magari per contestualizzare rispetto ai ragazzi, no? Rispetto al tema di cui stiamo parlando e del quale magari in questo momento non hanno una percezione, perché loro in questo momento non hanno grandissimi problemi, mettiamola così, no? Meno male sono ancora studenti e sono ancora in qualche modo tutelati. E poi quando entri nel mondo del lavoro che ti rendi conto che le cose sono un pochino più complicate. E in realtà io mi sono resa conto che non tutte le mamme hanno un conto corrente, non tutte le mamme hanno una carta di credito, per cui banalmente se devono comprare dei libri online per i loro figli hanno: scusa, tu che hai la carta di credito potresti comprarmeli? E ovviamente la risposta è sì, certo, però poi ti domandi: ma perché non hai una carta di credito? Ecco, a me questa cosa sembra pazzesca, no? Però insomma, ovviamente le scelte alla base sono state diverse. E il mio ragionamento è stato: diamo degli strumenti a questi ragazzi per fare delle scelte consapevoli adesso che possono farle, no? Invece, no? Magari per non trovarsi un domani a dover chiedere la carta di credito a qualcun altro, ecco. Questa insomma era un po' la motivazione del mio percorso, ok? Allora Claudia, ti ringrazio davvero tanto e darei adesso la parola alla professoressa Cucinelli, a quale abbiamo chiesto un po' di fare il punto anche rispetto a quella che è la ricerca, cosa ci dice, no? La ricerca in questo momento sull'educazione economico-finanziaria, qual è il livello di gender gap? È poi così alto questo livello di gender gap, che si parla sempre, no? di queste ragazze poverine, ma è proprio così. Okay. Grazie. Grazie mille. Ora vi condivido il mio schermo. Mi confermate che lo vedete? Sì. Ok, ora mi ero tarata su un periodo leggermente più lungo, quindi alcune slide magari cerco di farle andare un po' più veloce in modo tale di stare nei tempi, perché non vorrei tediarvi troppo appunto oltre le 4:30, quindi cerchiamo di stare nei tempi. Sì, come diceva Anna, il mio intervento ha un po' l'obiettivo di farvi vedere a che punto siamo, cioè perché si parla così tanto di gender gap e che cos'è. E vorrei tornare anche un po' sul tema dell'educazione finanziaria, perché come diceva la dottoressa Benedetti, parlare di educazione, cioè l'educazione finanziaria è fondamentale per avere persone consapevoli dal punto di vista degli investimenti finanziari o comunque degli aspetti finanziari della nostra vita e per creare anche, appunto, come si diceva prima, l'inclusione sociale. Quindi perché è importante parlare di educazione finanziaria? Innanzitutto, cos'è l'educazione finanziaria? Quando parliamo di educazione finanziaria bisogna pensare a questa definizione, una definizione che ci dà l'OCSE nel 2005, dove si parla di processo per il mezzo del quale i consumatori di prodotti finanziari sono in grado di migliorare tanti aspetti, non solo quindi le conoscenze, ma e quindi la comprensione dei prodotti e dei concetti dei rischi finanziari, ma anche la loro capacità e fiducia nella propria consapevolezza. Quindi l'educazione finanziaria ha proprio l'obiettivo
di andare ad agire non solo su quelle che sono le conoscenze, ma anche su quelli che sono gli atteggiamenti nei confronti dei temi finanziari, quindi anche migliorare quello che è il livello della propria fiducia. E l'obiettivo ultimo è quello di andare ad aumentare il benessere finanziario. Lo vedremo poi nell'ultima slide. Quando parlo di benessere finanziario, non voglio essere fraintesa, non sto parlando di benessere economico nel senso di patrimonio, quindi di portare le persone ad essere più ricche, ma parliamo proprio di benessere finanziario nel senso che si intende un miglior approccio a quelle che sono le scelte finanziarie, una minore anche ansia nei confronti di quelli che sono gli aspetti finanziari che si affrontano nel corso della vita. Perché quindi negli ultimi anni si parla così tanto di educazione finanziaria? E perché si parla molto anche dell'importanza delle competenze finanziarie? Il mondo negli ultimi anni, negli ultimi decenni è totalmente cambiato. Abbiamo mercati finanziari sicuramente più complessi, molto più sofisticati, si ha anche una maggior facilità di accesso a quelli che sono gli strumenti finanziari. Basti pensare ad esempio che è molto semplice poter investire online su tante piattaforme di trading online, cosa che magari in passato era molto più difficile. Per poter investire bisognava rivolgersi a un consulente finanziario oppure a la propria persona di fiducia che lavorava nella propria banca. E quindi appunto la maggior facilità di accesso a questi strumenti di investimento porta ovviamente ad aver maggior bisogno anche di avere competenze finanziarie elevate. Vedremo però dopo cosa intendo anche qui per competenze finanziarie elevate. Inoltre poi è aumentato anche il livello di rischio e oggi si chiede sempre di più alle persone di compiere anche delle scelte finanziarie che magari in passato non venivano richieste. Basti pensare anche a quella che è stata l'evoluzione del sistema pensionistico nel nostro paese. Se prima ad esempio era difficile che qualcuno dovesse pensare al periodo del pensionamento perché si riceveva una pensione statale comunque con derivante dal versamento dei contributi e dagli anni che si lavoravano adeguata, oggi sappiamo benissimo che queste pensioni pubbliche non sono più sufficienti e quindi si richiede ai lavoratori ma anche ai giovani, giovanissimi, di iniziare già a pensare a quello che sarà il periodo del pensionamento e quindi a risparmiare, ad investire il denaro per far fronte appunto a quel periodo. Cosa sono quindi le competenze finanziarie? Quando parliamo di competenza finanziaria è importante, e con diciamo il termine inglese si utilizza la financial literacy, è importante sapere che competenze finanziaria non è sinonimo di conoscenze finanziarie. Quando parliamo infatti di competenze finanziarie dobbiamo tenere in considerazione tre aspetti chiave, che sono le conoscenze, e quindi la conoscenza è un di cui fa parte delle competenze, gli atteggiamenti e anche i comportamenti. Cosa intendiamo con questi tre aspetti? Quando parliamo di questi tre aspetti, scusate, sono andata troppo avanti, ho un po' un ritardo. Quando parliamo di questi tre aspetti, anche qui mi rifaccio un po' alle definizioni sempre dell'OCSE. L'OCSE infatti è, da diversi anni ormai ha definito le competenze finanziarie e ha creato anche un questionario che viene erogato in tutti i paesi dell'OCSE, compreso anche l'Italia, che partecipa ormai negli adulti da tre edizioni, ha creato un questionario che serve proprio a misurare queste competenze finanziarie. Come dicevo, le competenze finanziarie si compongono di comportamenti, conoscenze e atteggiamenti. Perché vi dicevo che parlare di elevate competenze finanziarie, volevo entrare un po' nel merito di questo, perché non vorrei essere anche qui fraintesa. Quando io parlo di elevate competenze finanziarie misurate con questi strumenti, non parlo di geni dell'alta finanza, cioè l'obiettivo dell'educazione finanziaria è quello di creare persone consapevoli, che sono in grado di prendere scelte e decisioni finanziarie nella vita quotidiana, quindi non di esperti della finanza. Non vogliamo tutte persone laureate in economia e finanza che sappiano prendere decisioni complesse e complicate, ma ovviamente si vorrebbero avere persone invece che hanno conoscenze di base,
che sono in grado di gestire nel quotidiano il proprio denaro e sono anche in grado di capire i principali strumenti finanziari che gli vengono offerti. Per questo quindi quando parliamo di conoscenza finanziaria andiamo a misurare la conoscenza finanziaria con dei concetti molto molto di base che sono l'interesse, una domanda sull'interesse semplice e composto, quindi la differenza tra queste due tipologie di tasso, una domanda sull'inflazione per capire quindi se le persone sanno di cosa parliamo quando si parla di inflazione, una domanda sulla relazione rischio-rendimento e infine una domanda sulla diversificazione. In merito agli atteggiamenti, anche qui invece si fa riferimento a quello che è la propensione al risparmio e la tolleranza al rischio, quindi quanto le persone sono propense a risparmiare nel tempo e quanto queste tollerano anche diversi livelli di rischio. E infine poi, per quanto riguarda il comportamento, facciamo riferimento a tutti quelli che sono gli aspetti di comportamenti in ambiti finanziari, quindi ad esempio se le persone tengono traccia delle loro spese, quindi un aspetto diciamo chiave, basilare, che di solito si insegna durante i corsi di educazione finanziaria è proprio il budget familiare, cioè tenere traccia di dove vanno a finire i nostri soldi. Noi prendiamo uno stipendio oppure abbiamo delle entrate mensili, perché magari anche voi studenti avete i genitori che vi danno la paghetta o comunque vi danno appunto del denaro periodicamente, dove finiscono questi soldi? Quindi tenere traccia di quelle che sono le uscite e quindi anche le spese. Scegliere poi ad esempio il prodotto finanziario, quindi ad esempio si va a chiedere alle persone dove vanno a raccogliere le informazioni per poter prendere le scelte finanziarie e se nel momento in cui gli vengono proposti dei prodotti finanziari, se si fa un paragone e quindi si prendono in considerazione non solo i prodotti che vengono offerti dalla propria banca, ma anche da altri intermediari finanziari, quindi da altre banche, piuttosto che da altri soggetti che appunto offrono questi prodotti. Quindi questo è un po' per avere un quadro di cosa intendiamo per competenze finanziarie. Ricordatevi appunto che non facciamo riferimento solo alle conoscenze, ma quando un programma di educazione finanziaria vuole aumentare le competenze, non vuole solo dare delle nozioni, ma vuole anche agire su quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone che partecipano a questi corsi. Cosa ci dice quindi poi la ricerca? Numerosi studi hanno dimostrato che abbiamo diversi livelli di competenze finanziarie a seconda delle caratteristiche sociodemografiche e socioeconomiche delle persone. In particolare, è già stato anticipato prima, il genere è una determinante chiave. Si dimostra che tendenzialmente le donne ne sanno meno degli uomini e questo non solo tra gli adulti. Lo vediamo poi dopo con alcuni dati, anche nei più giovani si evidenzia questa differenza. L'età è un altro aspetto chiave, in genere i giovanissimi e le persone più mature sono quelle che mostrano livelli di competenze finanziarie più contenute. L'occupazione, questo è molto importante perché si vede che persone che hanno un lavoro ed in particolare anche le persone che cosiddette self-employed, quindi quelle persone che sono libere professioniste o imprenditori mostrano livelli di competenze finanziarie più alte, i livelli più bassi li si riscontrano tra le casalinghe o comunque gli uomini che non lavorano e anche i pensionati, questo ovviamente legato anche al tema dell'età. Il livello di istruzione è un aspetto chiave e questo vorrei sottolineare che per livello di istruzione non mi riferisco al fatto di avere appunto un'istruzione legata all'economia, quindi una laurea in economia, ma proprio il livello di istruzione in generale. Persone che hanno una laurea o al crescere comunque di quello che è il livello di istruzione si evidenzia un livello di competenze finanziarie più alte. Quindi abbiamo un livello di competenze più basso, tanto più è basso il livello di istruzione. Un aspetto anche cruciale che emerge dagli studi è il livello di istruzione dei genitori. Quindi anche qui il ruolo dei genitori è un ruolo chiave in quelle che sono le competenze finanziarie anche dei più giovani. E infine poi l'ambiente in cui si vive, ovviamente anche questo in modo indiretto va ad influire su quelle che sono i livelli di competenze finanziarie delle persone. Quindi tanto più si vive in un ambiente stimolante, dove si ha anche uno sviluppo economico, dove ci si circonda di persone che hanno già competenze finanziarie più alte, tanto più la stessa persona che vive in questo ambiente e frequenta questo ambiente avrà competenze finanziarie più alte. Qual è quindi lo strumento
per poter incrementare queste competenze finanziarie è ovviamente l'educazione finanziaria. Come si diceva prima, sarebbe bellissimo avere l'educazione finanziaria già dalla scuola primaria. In realtà in Italia si sta lavorando su questo, infatti abbiamo il Comitato per l'Educazione Finanziaria che collabora col MEF, che è il Ministero appunto per l'Economia e le Finanze, che sta cercando con il Ministero dell'Istruzione di pensare all'introduzione dell'educazione finanziaria come materia scolastica già dalle classi primarie. E questo ovviamente sarebbe ottimo dal punto di vista di quello che è l'obiettivo di chi si occupa come me di educazione finanziaria, di vedere mettere a frutto quello che è un po' il nostro impegno, vedere quindi persone negli anni aumentare quella che sono le proprie competenze finanziarie. Ora vi faccio vedere qualche dato sui giovani e quindi sugli adolescenti, e in particolare ho preso in riferimento quelli che sono i PISA. I PISA sono dei programmi che prevedono dei questionari che vengono erogati periodicamente agli studenti delle scuole superiori. Hanno partecipato agli ultimi PISA circa 53.000 studenti dei paesi OCSE, e quindi ha partecipato anche l'Italia. E i PISA hanno un po' due obiettivi. Un primo obiettivo è quello di andare a misurare quelle che sono le competenze finanziarie. In realtà nei PISA si misurano non solo le competenze finanziarie, ma anche quelle legate alla matematica, alla comprensione del testo e anche all'inglese. E in particolare si è aggiunta negli ultimi anni questa sezione relativa invece alle competenze finanziarie. Quindi si vuole un po' misurare qual è il livello di competenze finanziarie dei giovani e quindi degli adolescenti, e anche poi cercare di capire quelle che sono le caratteristiche degli studenti che hanno più elevate o più basse competenze finanziarie. Quindi andare a vedere un po' quelle caratteristiche sociodemografiche che hanno gli studenti con competenze finanziarie più elevate. Cosa è emerso? Qui vi riporto il risultato dei PISA 2018, che è l'ultimo questionario che è stato erogato tra i paesi OCSE, e vediamo che l'Italia non è che si posiziona poi così bene. L'abbiamo già detto anche prima, purtroppo il nostro paese, nonostante sia una cosa un po' diffusa, un po' tutti mostrano livelli di competenze finanziarie abbastanza contenute, l'Italia purtroppo si posiziona un po' come fanalino di coda, quindi lo troviamo un po' nella coda di questa distribuzione, e vedete che peggio di noi fanno solo paesi come l'Indonesia, la Georgia, il Perù, il Brasile, mentre gli altri paesi europei invece si posizionano meglio rispetto appunto ai giovani italiani. E se noi andiamo a vedere addirittura quella che è un po' la distribuzione per punteggio, le competenze finanziarie nei PISA vengono misurate con un punteggio che va da 1, da 0 in realtà, a 5. Quindi se si risponde bene a tutte le domande si ottiene 5, se si risponde male a tutte le domande ovviamente si ottiene 0. Qui vedete la distribuzione del nostro paese in rosso e la distribuzione della media invece dei paesi che hanno partecipato a questo questionario. Cosa vediamo? Vediamo che noi siamo al di sopra della media nei punteggi più bassi, quindi fino a 3, noi, quindi da 0 a 3 più o meno siamo sempre al di sopra della media, ciò vuol dire che i nostri studenti rispondono mediamente, ottengono mediamente punteggi che vanno da 0 a 3. Quando guardiamo punteggi più alti, quindi 4 e 5, vedete che in media gli altri paesi OCSE, gli studenti ottengono più frequentemente questi punteggi alti rispetto invece all'Italia. Se andiamo poi a guardare quella che è la distribuzione nel corso degli anni, vediamo che dopo il 2012, dove avevamo avuto un punteggio davvero molto molto basso, nel 2015 avevamo iniziato a registrare un forte incremento delle competenze finanziarie, seppur comunque non erano ancora altissime, ma comunque avevamo registrato un bel miglioramento. Questo miglioramento cala nuovamente, quindi nel 2018 purtroppo, ahimè, registriamo nuovamente un calo in quelle che sono le competenze. Vorrei però farvi vedere un po' quelle che è la distribuzione, quindi quali sono le caratteristiche degli studenti che ottengono punteggi più alti rispetto a quegli studenti che ottengono punteggi più bassi. Se guardiamo al corso di studio seguito dagli studenti, vediamo che chi frequenta un liceo mediamente performa meglio rispetto alla media italiana, mentre tutti gli altri
altri, quindi chi frequenta un istituto tecnico, l'istituto professionale o addirittura i centri di formazione professionale registrano invece livelli. Beh, l'istituto tecnico è in media, quindi ha la media con, è in media con quello che è il livello italiano, gli altri invece, gli istituti professionali, i centri di formazione professionale evidenziano delle competenze finanziarie più contenute. Quindi anche qui è importante, quando si vanno a creare dei corsi di educazione finanziaria, è cercare di targettizzare, quindi differenziare anche in base al corso che lo studente sta seguendo, quindi il tipo di scuola che lo studente ha scelto e in cui sta appunto studiando. Guardiamo poi a quelle che sono le informazioni, quindi anche qui Media OCSE, Media Italia, dove si recepiscono le informazioni? Vediamo che in Italia tendenzialmente gli studenti rispetto alla Media OCSE ricercano le informazioni più nelle radio e su internet, se lo paragoniamo alla Media OCSE, che in altre situazioni, mentre invece è più frequente per gli studenti che degli altri paesi OCSE rivolgersi ai propri genitori, seppur comunque anche in Italia vedete che la maggior parte degli studenti si rivolge ai genitori per avere informazioni di tipo economico-finanziario, ma comunque sono meno gli studenti italiani rispetto a quelli della Media OCSE a rivolgersi ai genitori. Questo perché deriva anche un po' da un retaggio culturale. Infatti è molto più difficile parlare di denaro in famiglia, ma anche con gli amici in Italia rispetto ad altri paesi. Vorrei farvi però vedere appunto la differenza con le ragazze, e quindi tra ragazzi e ragazze, e qui vedete che abbiamo sempre un segno meno, e la differenza viene fatta poi per aree geografiche. Vi voglio solo sottolineare una cosa: mentre tra gli adulti è molto comune che siano le donne a saperne meno degli uomini, tra i ragazzi non è così comune. Tra tutte le survey, tutti i questionari fatti nei vari paesi OCSE, solo in Italia si registra che le ragazze, quindi le studentesse, hanno competenze finanziarie più basse rispetto ai loro coetanei. Siamo quindi l'unico paese di tutti quelli che hanno partecipato a questo questionario a far emergere già disparità di genere nelle competenze finanziarie già nell'età, diciamo, adolescenziale, quindi nell'età degli studenti delle scuole superiori. Qui andrei veloce perché, appunto, come vi dicevo, le differenze le abbiamo non solo tra i giovani, tra gli studenti, ma le abbiamo anche tra gli adulti, dove per adulti intendiamo tutti quelli che sono over 18, quindi che hanno ormai raggiunto la maggiore età. Qual è quindi il problema però che si lega a quello che è il gender gap? E per gender gap intendo la differenza tra uomini e donne di qualsiasi età, quando parliamo di competenze finanziarie, quando il fatto che le donne ne sappiano meno. È un problema che deriva non solo da minor competenze, ma anche da una mancanza di interesse da parte delle donne. Prima la dottoressa Benedetti vi faceva vedere quelle differenze anche e aveva sottolineato un po' quello che è il legame femmine-matematica. E purtroppo questo è molte volte uno stereotipo. Cioè molte volte già quando siamo alle elementari ci viene detto vai male in matematica perché sei una bambina e quindi ovviamente essendo femmina non ci aspettiamo che tu sia così portata per la matematica. In realtà non è vero, perché non è genetica questa cosa, ma molte volte deriva proprio da un tipo di educazione. Dobbiamo capire ed essere tutte consapevoli che essere portate per la matematica non è una questione genetica, non è una questione di genere, e tutte le ragazze possono performare molte volte anche meglio dei loro competitor, passatemi il termine, maschi. E quindi diviene fondamentale in realtà cercare di partecipare di più anche a quelle che sono ad esempio all'università, tutti quei corsi di laurea che fanno parte delle cosiddette materie STEM, cioè quelle scienze dure dove la matematica è molto presente, perché assolutamente la scienza dimostra che non è una questione genetica, ma è solo una questione di interesse. Adesso vorrei provare a metterci alla prova e vi chiederei quindi di prendere o un'altra pagina poi sul vostro desktop, oppure anche va benissimo il vostro smartphone. Vi chiederei quindi di andare su WCLAP, ok? Quindi www.wclap.it e vi chiederei, non ci sono le domande, quindi mi scuso, ma
Non ho capito cosa è successo adesso. Vi chiederei allora, facciamo una cosa un attimo, perché ora le domande le vorrei fare. Un secondo, che provo a recuperare in questo modo. Mi scuso, ma adesso proviamo a vedere, magari usiamo, se mi aiuti Anna con la chat, se qualcuno risponde appunto alle lettere nella chat. Allora, in realtà c'è anche una domanda, se vuoi intanto intramezzo così. La domanda è: come mai solo negli ultimi anni e non prima si è cominciato a parlare di educazione finanziaria? Allora, in realtà si parla di educazione finanziaria, cioè negli ultimi anni si intende almeno l'ultimo ventennio, quindi diciamo da prima che voi nasceste, ovviamente, mi rivolgo agli studenti. Però diciamo che appunto, come dicevo prima, la situazione prima era molto diversa, non c'era questa complessità nei mercati finanziari, ci si rivolgeva molto appunto a, cioè i prodotti erano molto meno complessi perché non c'era questa ingegnerizzazione anche dei prodotti finanziari, quindi la situazione era un contesto più semplice, un mercato finanziario più semplice, un rapporto con la banca più semplice, una maggior difficoltà di accesso autonomo a quelli che sono gli strumenti finanziari, e quindi ci si poneva meno il problema di avere persone fortemente competenti. Oggi invece, dove si chiede alle persone di scegliere attivamente sempre comunque degli strumenti finanziari, anche in via autonoma molte volte, allora si richiede una maggior competenza, ma una maggior e ci si è resi, più che richiedere, ci si è resi conto che avere competenze finanziarie più alte aiuta quello che è il perseguimento di un benessere finanziario delle persone. Forse prima ci si poneva anche meno il problema di questo benessere finanziario, mentre oggi ci si è reso proprio conto che è importante per la vita di ciascun cittadino, di ciascuna persona, avere un buon rapporto con le proprie finanze e soprattutto essere in grado di gestire quello che è il proprio denaro, non solo nell'immediato ma anche nel medio-lungo termine, in modo tale poi di da anche uno dei più grandi problemi, ad esempio, delle persone che hanno livelli di competenze finanziarie più basse è avere un alto indebitamento, e questo è negativo anche per la nostra società, non solo per la persona singola individuale. Ad esempio, non essere in grado di scegliere correttamente i mutui che ci vengono proposti. Molte volte, ad esempio, chi ha competenze finanziarie più basse contrae poi anche finanziamenti più costosi. E quindi tutti questi aspetti, diciamo, sono divenuti di fondamentale importanza in un mondo dove si è avuta una maggior complessità appunto dei mercati, ma anche dei prodotti, e una maggior richiesta di scelta autonoma da parte delle persone. Quindi ora chiederei magari ai ragazzi di usare la chat, andiamo un po' per numeri, mi dispiace perché era molto carino quello di usare BookClub perché mi avrebbe permesso di vedere tutte le risposte, ma forse qualcosa non ha funzionato. Allora, qui vi propongo una prima domanda: supponiamo che tu abbia 100 euro su un conto di risparmio e questo conto paga un 2% all'anno, ok? Voi non togliete nulla da questo conto, per un anno lasciate sul vostro conto di risparmio 100 euro. Facciamo questa ipotesi del 2%, ovviamente non è reale perché oggi sappiamo benissimo che i conti di risparmio non pagano assolutamente questi tassi, però per fare dei calcoli molto semplici, supponiamo appunto che paghi il 2% all'anno. Dopo un anno, quanto pensi di avere su questo conto? Più di 100 euro, più di 102 euro, esattamente 102 euro, meno di 202 euro, oppure non so o mi rifiuto di rispondere. Provate magari a usare appunto la chat indicando giusto la lettera A, B, C o D. Magari poi Anna mi prova a dire così, diciamo a spanne, senza contare esattamente qual è la risposta più fornita. E poi dopo vediamo insieme appunto quella che è la risposta. Vi lascio giusto 30 secondi per rispondere a queste domande. Anna, mi confermi che stanno partecipando? Allora, ho un C. Ok. B. Quindi già eterogenee le risposte, direi. B. Siamo una predominanza di B. Ok. E
No, in realtà è 102, scusate. Perché con, allora, dopo un anno è esattamente 102, quindi questa slide è presa male, scusate. Perché 102? Quindi la B è assolutamente quella corretta. Perché ovviamente se io tengo solo per un anno il denaro sul conto e questo conto paga il 2%, io l'anno successivo avrò esattamente il 2% di 100 euro, che è un tasso di interesse semplice, quindi molto semplice da calcolare, quindi questo è un semplice calcolo matematico dove avrò 102 come appunto risultato. Questa è la domanda che viene utilizzata per misurare le competenze finanziarie quando parliamo di interesse semplice, ok? Vi propongo adesso una seconda domanda. Immagina che il tasso di interesse sul tuo conto di risparmio sia l'1% all'anno e l'inflazione invece sia pari al 2% all'anno, ok? Quindi sul tasso di interesse sul vostro conto vi pagano l'1. Sapete però che il tasso di inflazione è del 2%. Dopo un anno, con i soldi che avete su questo conto, secondo voi potete acquistare più di prima, esattamente come prima o meno di prima? Oppure potete anche, se non sapete, rispondere non so o mi rifiuto di rispondere, ovviamente. Vi lascio ancora qualche secondo per rispondere a queste domande. C'è qualcuno che risponde di Anna? No, allora siamo partiti con C. Ok. Un B. Aspetta che siamo a pari. Predominanza di C. Quindi si dividono un po' tra maggioranza di C. B e C, però B e C, però quindi maggioranza nessuno sta C. Rispondendo non so. No. Bene, quindi questo mi fa piacere perché vuol dire che anche le ragazze stanno rispondendo e si stanno buttando in quella che è la risposta. Adesso speriamo di aver... Ok. La risposta esatta è la C, perché questa è la domanda che misura quelle competenze finanziarie che fanno riferimento, che riguardano il tema dell'inflazione. Infatti qui avete che il tasso di interesse è l'1%, ma l'inflazione, che è praticamente quello che è il costo di come cambia il costo della vita e quindi viene misurata con quello che è il prezzo medio di un paniere di titoli e quindi nel tempo si vanno a guardare come cambiano questi prezzi. Se l'inflazione è più alta rispetto al tasso di interesse, vuol dire che noi stiamo perdendo potere d'acquisto e quindi dopo un anno saremo in grado di acquistare meno rispetto a quanto avremmo potuto acquistare l'anno prima, perché il nostro tasso di interesse è più basso rispetto a quello che è il tasso di inflazione. Ok, quindi complimenti a tutti quelli che hanno risposto meno di prima. Chi ha risposto B poteva essere un po' ingannevole perché appunto, o perché magari non aveva ben chiaro cos'è il concetto dell'inflazione, ma ricordatevi sempre che l'inflazione è un aspetto importantissimo da tenere in considerazione, perché tenere del denaro fermo su un conto corrente che non paga magari nulla di tasso di interesse, non vuol dire, o anche solamente non solo sul conto corrente, ma anche tenerlo dentro il nostro salvadanaio per tanto tempo, ci porta ad avere un problema legato all'inflazione, perché in realtà noi non solo non stiamo investendo, ma stiamo anche sbagliando a risparmiare, perché in quel caso noi perdiamo potere di acquisto. Un'inflazione positiva porta ad avere una perdita di potere d'acquisto di quello che è il nostro denaro, ok? Ancora vi chiedo qui un'altra domanda, sono praticamente quelle domande proposte nel questionario di cui vi parlavo prima sugli adulti in realtà, quindi non è quello dei PISA, voi state partecipando a quelle che sono le domande che si propongono agli adulti per misurare le competenze finanziarie. Qui avete la seguente affermazione, può essere un po' difficile perché forse non vi mancano un po' di concetti, diciamo che cos'è ad esempio un'azione piuttosto che il rendimento, ma magari lo vediamo poi dopo. L'acquisto di una singola azione di una società di solito offre un rendimento più sicuro rispetto all'investimento in 10 azioni. Scusate, si ripete due volte, il rendimento più sicuro. Quindi l'acquisto di una singola azione permette di avere un rendimento più sicuro se paragonato all'investimento in 10 azioni diverse. Vero o falso? Oppure non so.
Cosa ci dicono gli studenti? Ancora nulla. Ok. Ecco, sto iniziando. Siamo partiti da A. A. Direi predominanza di A. Ok. E questo me lo posso aspettare, perché probabilmente appunto non avete, questa è una domanda su quella che è la diversificazione. In realtà su 10 azioni ovviamente diverse tra loro, non era una 10 azioni tutte uguali, e in realtà la risposta corretta è falso, ok? Quindi l'acquisto di una singola azione di una società di solito offre un rendimento più sicuro di un investimento in 10 azioni di 10 diverse società, non è vero. Perché questo è il concetto di diversificazione. Se io investo in un'unica azione, io mi espongo a un alto rischio di poter perdere quanto investito. L'azione è uno strumento finanziario che è considerato appunto uno strumento rischioso, perché se la società, ad esempio, dovesse nel frattempo fallire durante il mio investimento, io perderei tutto quello che ho investito in quella società, ok? Se io invece diversifico il mio investimento, ed è un po' quello che si usa sempre come esempio, il non tenere tutte le uova in uno stesso paniere. Se io distribuisco le mie uova in più panieri, se succede qualcosa ad un paniere, ovviamente avrò salvato le altre uova. E lo stesso qui succede col mio investimento. Se io ho 100 euro da investire e li investo in un'unica società, se questa società dovesse fallire, io perdo tutti i miei 100 euro. Se io questi 100 euro li divido 10 euro in una società, 10 euro in un'altra, 10 euro in un'altra e così via, fino al raggiungimento dei miei 100 euro investiti, avrei attuato una strategia di diversificazione. Questo mi permette quindi di ridurre il rischio di perdere tutto quello che ho investito, perché perderei tutto solo se contemporaneamente tutte e 10 le società fallissero, ok? Quindi l'aspetto della diversificazione è sicuramente un concetto importante da tenere in considerazione quando si parla di investimenti finanziari. Infine, vi propongo quest'ultima domanda. Ho 100 euro sul conto deposito che paga qui addirittura non più il 2% ma il 20%. Io lascio questo denaro per 5 anni, ok? E non lo prelevo mai. Quanto avrò alla scadenza dei 5 anni, secondo voi? Più di 200 euro? Meno di 200 euro? Esattamente 200 euro? Oppure preferite non rispondere? Vi lascio qualche secondo per fare un po' un ragionamento, un calcolo che magari un po' più, appena più complesso di quello che abbiamo visto all'inizio. Siamo partiti da C. Ok. Quindi per adesso nessuno ha mai risposto D. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che sono ragazzi sicuri, che anche se sbagliano, però cioè qualcuno di loro ha sbagliato qualche risposta, ma perlomeno provano a dare la risposta alla domanda. Siamo sempre su C. Sempre C. Solo C, ok. Anche questo me lo posso aspettare. C'è una. Benissimo. Di una ragazza. Sono molto contenta di questo, perché ora magari è sbagliata la risposta che ho segnato, perché essendomi confusa prima, adesso magari è nero, però quella giusta è la, esatto, quindi quella giusta è la, perché? Due ragazze a... Bene, sono molto contenta, e poi vi spiego anche il perché di questa cosa sulle ragazze. Allora, perché è giusta la A? Perché capisco benissimo che il vostro calcolo sia stato calcolare il 20% su 100 euro per i 5 anni, moltiplicandolo per 5. Quindi ogni anno, secondo voi, l'investimento ha fruttato 20 euro. Sommando tutti i 20 euro arriviamo ad esattamente 200 euro. Però quello lo avremmo avuto se avessimo avuto un interesse semplice. In realtà, quando gli investimenti sono investimenti più, che hanno una durata più lunga di un anno,
non si usa più quello che è di interesse semplice, ma si parla di interesse composto. Se voi vi ricordate quelli che erano i concetti di base nelle conoscenze, in una delle prime slide dove vi facevo vedere interesse semplice e interesse composto, sono i due temi di due domande, quindi una era la prima e adesso è l'interesse composto. L'interesse composto significa che se io non tocco nulla sul mio conto deposito, il primo anno io prendo il 20% su 100 euro e quindi arriverò a 120 euro. Il secondo anno quel 20% non è calcolato sui miei 100 euro iniziali, ma i miei stessi interessi inizieranno a produrre ulteriori interessi. Quindi il 20% viene calcolato non più su 100, ma su 120. E quindi questo vuol dire che il mio tasso di interesse composto mi permette di ottenere gli interessi sugli interessi nel mio investimento. Quindi sarebbe stato esattamente 200 euro se voi ogni anno dai 100 euro vi pagano 20 euro, quei 20 euro che vi pagano li togliete e li spendete o li mettete da un'altra parte. Se li lasciate invece sul conto, quegli stessi interessi iniziano a produrre nuovi interessi. Quindi ricordatevi, c'era Einstein che diceva che la più grande invenzione dell'uomo era appunto quello del tasso di interesse composto. Quindi ricordate sempre che gli interessi producono ulteriori interessi quando si investe e che questo permette di avere quindi una crescita del valore del nostro investimento non in forma lineare, ma con una forma appunto esponenziale, ok? Quindi qui ci sarebbe da fare proprio una lezione su quello che è il tasso di interesse composto e di come permette di veder crescere molto più velocemente i propri investimenti. Perché poi, vi ho detto, sono contenta che siano state due donne, perché si è dimostrato che molte volte le donne, quindi le ragazze, ne sanno, generalmente ne sanno sì meno degli uomini, ma molte volte questa differenza non è così tanto marcata. Perché in realtà molte volte le ragazze rispondono non so o preferisco non rispondere, cosa che oggi non è avvenuta e già mi congratulo con voi solo per questo risultato. E si è anche dimostrato che quando invece si elimina il non so o preferisco non rispondere dalle possibilità, dalle opzioni di risposte e quindi si forza le persone a rispondere alla domanda, quelle donne, quelle ragazze che avevano indicato non so, preferisco non rispondere, in realtà scelgono la risposta corretta. E questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che nella realtà dei fatti le donne, più che essere affette da una mancanza di conoscenze finanziarie, quindi da ridotte competenze finanziarie, peccano un po' di sottostima di se stesse, quindi di sicurezza in se stesse, mentre invece negli uomini molte volte si vede il caso contrario. Gli uomini peccano di overconfidence, quindi pensano molte volte di saperne più di quanto invece effettivamente ne sanno. Quindi sono molto contenta appunto di quest'ultima domanda, dove non solo non avete risposto non so, preferisco non rispondere, ma la risposta corretta è arrivata appunto da delle ragazze. Perché quindi è importante ridurre il gender gap? Innanzitutto, questo è un obiettivo dell'agenda 2030 sui Sustainable Development Goals. Quindi tra questi obiettivi di sostenibilità vi è l'obiettivo 5, che è la gender equality. L'Italia, ahimè, si posiziona a livelli non così fantastici. Ci collochiamo infatti nel Global Gender Gap Index del 2020 al 77° posto. Se addirittura andiamo a guardare quella che sono le opportunità economiche, scendiamo nella classifica al 117° posto nel mondo. Questo è peggiorato anche nel 2020 con la pandemia. Infatti le conseguenze economiche della pandemia hanno sicuramente amplificato quella che è la disparità tra i sessi, quindi tra uomini e donne, soprattutto per quanto riguarda l'ambito economico. Infatti sappiamo benissimo che ci sono dei problemi in ambito lavorativo per quanto riguarda le donne nel nostro paese. Ad esempio, le donne generalmente hanno tassi di occupazione più bassi se paragonate a quelli degli uomini. Sono molte le donne che rinunciano al proprio lavoro per poter appunto prendersi cura della propria famiglia e quindi quando bisogna scegliere chi rinuncia alla carriera nella coppia, nel nostro paese tendenzialmente è la donna a rinunciare appunto alla propria carriera. Si hanno anche grandi differenze dal punto di vista salariale, quindi a parità di
caratteristiche uomo-donna e quindi di preparazione, di qualsiasi tipo di caratteristica, e a parità poi di ruolo ricoperto all'interno di una azienda, generalmente la donna guadagna meno rispetto all'uomo, e questo può dipendere da diversi fattori, sia per la percezione che si ha all'interno dell'azienda dell'uomo rispetto alla donna, ma a volte anche dall'incapacità della donna di chiedere degli aumenti. Le donne fanno molta più fatica rispetto agli uomini a chiedere degli aumenti salariali ai propri capi. Quindi sicuramente questi sono aspetti da tenere sempre a mente. Ricordiamoci che quindi la gender equality passa anche per quelle che sono le competenze finanziarie. Quindi avere competenze finanziarie, cioè eliminare quello che è il gender gap nelle competenze finanziarie, di fondamentale importanza anche per raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo individuato addirittura in quella che è l'agenda 2030, e quindi appunto nell'obiettivo numero 5. Vediamo un po' però se ci sono delle caratteristiche che accomunano le donne di tutto il mondo per quanto riguarda l'alfabetizzazione finanziaria, quindi le competenze finanziarie. Le donne un po' mostrano caratteristiche simili, e quindi queste appunto sono caratteristiche che indipendentemente dalla nazione che andiamo a guardare si ripetono. Innanzitutto le donne sono tendenzialmente meno propense al rischio degli uomini, e questo non è né un bene né un male, è una cosa che un po' ci accomuna tutte, e anzi è importante soprattutto per quello che diceva anche la dottoressa Benedetti, quando abbiamo delle donne che ad esempio partecipano ai piani alti delle aziende, quindi devono prendere delle decisioni, avere anche donne che sono meno propense al rischio può apportare anche un valore aggiunto a quelle che sono le decisioni all'interno di un'azienda. Le donne però poi anche sono meno propense agli investimenti, così anche come sono meno propense a seguire quelli che sono i consigli dei consulenti finanziari, e quindi questo diciamo può portare ad avere maggiori problemi anche per quanto riguarda gli investimenti. E per quanto riguarda però la gestione quotidiana del denaro, generalmente le donne sono più oculate rispetto agli uomini, però anche se siamo più brave nella gestione quotidiana, poi siamo meno brave in quella che è in quelle che sono le decisioni di medio lungo termine. Questo sia perché generalmente le donne hanno un livello di cultura finanziaria più basso, ma anche perché molte volte, ovviamente, come dicevo prima, le donne hanno dei salari più bassi, guadagnando di meno, fanno più fatica a progettare e programmare nel medio lungo termine. Ancora poi, cosa comporta questo gender gap nella società nel suo complesso? Non dobbiamo pensare che se le donne hanno competenze finanziarie più basse non è un problema sociale, ma è un problema di quelle solo del genere femminile o della singola donna che ha competenze più basse. Perché il fatto di avere donne con competenze finanziarie più basse porta ad avere anche un effetto negativo sulla società nel suo complesso. Infatti, a livello aggregato, essere meno capaci da un punto di vista finanziario significa anche contribuire meno a quello che è lo sviluppo economico del paese, e anche andare ad appesantire per certi versi quello che è lo sviluppo, perché come vi dicevo prima, se si hanno competenze finanziarie più basse, molte volte si possono avere anche dei problemi nel lungo termine dal punto di vista finanziario, ad esempio avere livelli di indebitamento troppo elevato, pagare tassi di interesse troppo alti, scegliere prodotti finanziari non adeguati a quelle che sono le proprie esigenze, e quindi questo può anche andare a fare un po', ad avere un po' un effetto zavorra a quella che è la crescita economica di un paese. Se scendiamo un po' più nel dettaglio, e quindi guardiamo non più a livello paese ma a livello familiare, cosa succede? Donne con competenze finanziarie più basse possono avere un effetto anche sulla famiglia, innanzitutto sui figli. In che modo? In modo diretto, perché i genitori, come vi dicevo prima, rappresentano un po' l'esempio per i propri figli, e avere madri che sanno di finanza, ma non sanno di finanza, come vi dicevo prima, non dobbiamo avere esperte di finanza, ma avere madri che sono in grado di prendere e di compiere decisioni finanziarie nel breve termine permette ovviamente anche ai figli di avere un esempio in casa,
E vedere quindi una madre che sa di finanze, che sa compiere scelte finanziarie, ha un effetto positivo sui figli in generale, ma gli studi hanno dimostrato sulle figlie femmine nel particolare. Figlie femmine che hanno madri competenti dal punto di vista finanziario saranno portate ad avere anche loro stesse competenze finanziarie più alte. In modo indiretto anche perché ovviamente avere madri che sanno gestire bene il denaro della propria famiglia fa sì che gli stessi figli possano vivere all'interno di una famiglia dove il denaro, il patrimonio della famiglia viene ben gestito. Per arrivando quindi poi a quelle che sono un po' le conclusioni, ancora cos'è importante? Se andiamo nell'individuale, quindi abbiamo visto l'importanza a livello sociale, a livello familiare, arriviamo a livello individuale. È importante per le donne andare a ridurre il più possibile questo gender gap e quindi queste differenze di genere dal punto di vista delle competenze finanziarie. Perché? Perché molte volte le donne decidono di rifiutare tutto ciò che è finanza. Perché? Perché tanto se ne occupa il marito, se ne occupa qualcun altro al loro posto. Questo è molto pericoloso. Uno, perché nella vita non si può mai sapere. Se dovessimo poi trovarci ad essere a divorziare, quindi a trovarci da sole, ci esponiamo maggiormente a problemi economici. E molte volte i dati dimostrano che le donne divorziate che non si prendevano cura di quelle che erano le loro scelte finanziarie si espongono di più a quello che è il rischio povertà. Ci esponiamo anche al rischio di subire violenza economica. Cosa intendo per violenza economica? Il fatto di essere escluse da tutte quelle che sono le scelte finanziarie della famiglia e anche, ad esempio, non avere l'accesso volutamente da parte di un marito a quelle che possono essere le risorse finanziarie delle famiglie. Quindi non lasciatevi mai dire tu non hai il tuo conto corrente, non c'è bisogno che tu abbia il tuo conto corrente perché tanto non ne capisci, non c'è bisogno che tu abbia la tua carta di credito perché tanto c'è la mia e se hai bisogno di spendere puoi usare la mia, o non c'è bisogno che tu scelga lo strumento finanziario di cui si sta parlando perché tu non hai competenze. Non ci deve essere nessuno che possa rivolgersi a voi con queste frasi. Mi sto rivolgendo ovviamente alle studentesse, ma vale anche per i maschietti, eh? Quindi nessuno deve essere in grado di dirvi che voi non siete in grado di prendere una decisione finanziaria. Si ripercuote anche sulle donne imprenditrici perché innanzitutto in Italia solo un'azienda su 5 è, diciamo, gestita da donne, e questo è sempre un dato abbastanza negativo. Le donne imprenditrici generalmente è vero che in media hanno competenze più alte rispetto alle altre donne, ma comunque le hanno ancora basse. E questo fa sì che abbiano più difficoltà ad accedere al credito, vengano percepite dagli stessi finanziatori più rischiosi, e molte volte quindi si richiedono maggiori garanzie alle donne solo perché appunto percepite più rischiose rispetto agli uomini. E molte volte, poi come vi dicevo prima, le donne percepiscono anche redditi più bassi, proprio perché hanno difficoltà a chiedere gli aumenti. È importante ancora ridurre questo gap perché, ricordatevi, e questo ce lo dicono i dati, le donne vivono più in media degli uomini. E quindi è importante pensare al medio-lungo termine e pensare al fatto che, anche se fossimo sposate, quindi magari abbiamo la fortuna di avere un matrimonio felice per tutta la vita, probabilmente ci troveremo verso la fine della nostra vita a dover fare i conti con quella che è la gestione del denaro. Quindi non aspettiamo quel momento, iniziamo già da oggi a ridurre quello che è il gap delle competenze finanziarie. Infine, poi, come vi dicevo prima, l'obiettivo è avere buone competenze finanziarie per permette di avere un buon benessere finanziario. Quando parliamo di benessere finanziario, con questo chiudo, stiamo parlando di uno stato in cui una persona è in grado di soddisfare pienamente i propri obiettivi finanziari correnti. Ci si sente quindi sicuri del proprio futuro finanziario e si è in grado di compiere delle scelte che permettono di godere appieno della propria vita. Quindi benessere finanziario non si fa riferimento al patrimonio, ma proprio a una condizione di vita, a un modo di affrontare quello che è il rapporto con tutti gli aspetti finanziari della nostra vita. Grazie a tutti. Se avete poi delle domande, appunto abbiamo sforato di qualche minuto, mi scuso, ma mi premeva un po' parlare soprattutto di questo obiettivo del ridurre il gap tra uomini e donne quando parliamo di competenze finanziarie.
Grazie infinite, insomma, anche se hai sforato, credo che ne valesse davvero la pena. Io non vedo in questo momento domande sulla chat, ragazzi, se avete domande, ultimi secondi per farle. Nel frattempo io vi ringrazio davvero tantissimo, ringrazio la dottoressa Benedetti per aver portato la sua testimonianza rispetto a quanto sta facendo il credito cooperativo per il tema. Ringrazio tantissimo la professoressa Cucinelli, è stata assolutamente precisa, accurata, un intervento veramente molto molto interessante, per cui la ringrazio davvero tanto. Grazie a voi per avermi invitato e grazie anche a tutti gli studenti che oggi pomeriggio hanno seguito questi interventi. Assolutamente grazie. Sì. Bene. Grazie. Buona serata a tutti, grazie. Grazie a tutti.